bene, siamo nel giardino. Devo dire, grazie Piadinas. Grazie, grazie, grazie. Devo dire che siete un po' sacrificati, ma almeno respirate l'aria. Qua si respira, si sta bene fuori nel giardino. Allora siamo qui per il gioco sponsorizzato dalla cremeria Motta. Vediamo il fortunato. Sentiamo all'apparecchio chi c'è. Pronto? Pronto? Buonasera Toto. Buonasera, da dove ci chiami? Da Macerata. Da Macerata, siamo stati a Macerata. Una sì. Bella settimana con Piacere Raiuno, ti ricordi? Ricordo. Allora, senti, come ti chiami? Carlo. Carlo, sei sì. Contento? Come no? Com'è il tempo? Com'è il tempo? È bellissimo. Bene, allora, Carlo, volevo dirti che a giocare con me ci sono i miei quattro amici. Le invitiamo subito e sono Gianna Martorella, Stefano Bonelli, Luca Virago e Carlo Frisi. Accomodatevi. Bene, bene. Carlo, hai visto già il gioco? Sì. E allora invitiamo subito, se l'hai visto, le nostre piadinas. Venite avanti con i gusti della cremeria Motta. Allora, Germana, guarda che cosa c'ha, Carlo. Il limone e fragola. Poi vaniglia e gianduia. Carlo, mi senti? Sì, sì, sono qua. Cerca di computerizzare, eh? Come no? Invece la nostra Cristina ha il caffè e cioccolato bianco e la stracciatella che ho assaggiato oggi pomeriggio e devo dire che è squisita. Benissimo, vi ringrazio, fanciulline, accomodatevi e io do inizio al gioco prendendo posizione vicino al nostro amico. Ma che onore averla! Raimondo Vianello. Sempre un onore anche per me. Buonasera, buonasera. Io ho assaggiato un gusto buonissimo della cremeria Motta. Gliel'ho detto a Sandra di comprarmelo, invece lei ha capito tutta un'altra cosa. Mi fa sempre uno schifo tremendo, mi fa. Mi fa una minestra in brodo con un uovo dentro che fa schifo, non capisce niente, non capisce. Non ha capito niente, non ha capito. Mamma mia quanto l'hai aiutato. Sì. Carlo Frisi, grazie Carletto. Grazie. Senti, Carlo, sì? Mi rivolgo a te. Hai sentito quanto è facile? Facilissimo. C'è una minestra con l'uovo dentro, eccetera, sì. Eccetera. Vediamo invece che cosa degusta, puoi darmi il microfono, che cosa degusta invece il nostro Claudio Baglioni che in questo momento è proprio nella terra di Romagna a fare i suoi concerti. Bravissimo Claudio Baglioni, vai! Mille gusti per me e per te, io ti presento un vecchio amico mio, il gelato che tu mi offristi è un gelato che si beve e mangiano i bambini al latte che io mangerò con te, per te. Grazie Claudio, un gelato al latte, va bene? Sì. Allora ringraziamo Luca Virago, passiamo Germana e Cristina, mi fate un pochino di posto e vediamo il nostro simpaticissimo Johnny Dorelli. Grazie Toto. Carissimo gelato che fai rima con la famiglia e con una rima in buia lo trovai, lo gustai, lo mangiai. Grazie Johnny, al secolo Stefano Bonelli. Hai sentito, qui fa rima con famiglia ed è facilissimo. Ah, la regina dello sponsor, la vorrei chiamare Gianna Martorella in Vanamarchi. Va bene, allora signori, dovete mangiare il gelato con la frutta, perché solo la frutta, signori, fa bene alla salute, può dimagrire, toglie le rughe, la cellulite, le cicatrici, toglie tutto, anche la pancia, signor Toto, capito? E allora, dovete mangiare il gelato con la frutta, con quale frutta? Quei frutti piccolissimi, signori, che c'hanno anche quei puntini neri, e poi quell'altro frutto, aspro, che fa tanto bene alla pelle, con tanti sabini, che cos'è? Sono 100.000! Anche lei, signor Toto, venga qui. Posso? Venga qui, signor Toto, anche lei ha bisogno di dimagrire. Di sciogliere questa panzetta, va bene? Certo, certo. Ecco, mi promette che lo farà? Certo, lo farò, certo, certo, va benissimo. Va bene, va bene, allora, certo. Ringraziamo Gianna Martorella e cogliamo l'occasione. Puoi rimanere qui? Certo. Scegliamo te. D'accordo. Va bene, allora, Carlo. Sì. Sei all'ascolto? Sì. Allora, quale gusto ha degustato
la Gianna Martorella in arte. Vanna Marchi. Limone e fragola. Vediamo, vediamo prima perché c'è il notaio. Se no poi prendo le sgridate. Limone e fragola, bravo, hai vinto un altro milione. Un altro milione. Un altro milione, sono due. Il gioco non è finito qui. Puoi raddoppiare se hai in casa limone e fragola. L'ho già con me qui davanti. Ci crediamo, Vanna Marchi? Ci crediamo, è vero, crediamoci, signore. Va bene, d'accordo, bravo, bravo, sei, bravissimo, bravissimo, sei fortissima. Ringraziamo Carlo. Ringraziamo Carlo, sei contento Carlo? Sì, come no, grazie. Allora, rinfrescati con Cremeria Motta, ti salutiamo da Rimini e intanto vogliamo dire alla gente a casa i tre grandi motivi, validi motivi per spedire le cartoline, cara Vanna Marchi. Certo. Allora, il primo motivo è potete essere estratti come Carlo e quindi vincere fino a 4 milioni. Il secondo motivo è quello dell'estrazione finale di 4 Fiat nuovissime 500, bellissime anche quelle. E il terzo motivo è che potrete far vincere il trofeo Motta al concorrente preferito di stasera, mi butto. E a proposito, vogliamo darvi ancora i risultati di questa settimana. Al quarto posto c'è Emanuele Anselmi, possiamo controllare sul video, adesso arriverà. Ecco, esatto, Emanuele Anselmi, Stefano Bonelli che è con noi stasera, Alessandro Greco, il carabiniere, ve lo ricordate, e Emanuela Aurelia al primo posto. Va bene? Noi vi ringraziamo, godetevi, rinfrescatevi con la Cremeria Motta e Vanna, allora, possiamo annunciare ecco, come se fare solo tu? Allora, vogliamo un po' scatenarci, signori? Vogliamo perdere questa panzetta? E allora, parliamo tutti con Enzo Persuader, vai che sei forte, grazie, d'accordo? Grazie, Martorella, grazie. Volevo ringraziare la caravana di questo splendido annuncio economico. Siamo all'appuntamento con il ballo, siamo alla nona puntata. Attenzione perché con la prossima puntata noi esauriremo il ciclo dei balli. Vi ricordo di scrivere qui al Bandiera Gialla per indicare i tre balli dell'estate che voi avete preferito. E questa sera vorrei intanto invitare i ragazzi del Bandiera Gialla a prendere possesso del palco. Forza, con calma, vediamo di sistemarci sul palco perché anche questa sera andiamo a beccare un ballo particolare, ovvero un ballo fatto a coppia. È chiara una cosa, che noi come ragazzi e come popolo del Bandiera Gialla faremo di questo ballo la nostra